Benvenuto su Joy, che ringrazio e saluto come sempre. Oggi parleremo dell'antagonista. L'antagonista è il nostro più fedele alleato. L'antagonista ci misura. Quello che comunemente chiamiamo nemico, in realtà è il nostro più fedele servitore. E ci ama più di quanto noi amiamo noi stessi. Potremmo dire che questo virus, quello che sta accadendo fuori di noi, è un antagonista, un test che noi stessi stiamo creando per misurarci, per misurare il nostro grado di responsabilità, il nostro livello di salute e benessere, appunto con l'accento sull'essere. Il virus come un antagonista, ma anche un fedele alleato, un servitore, che dobbiamo riconoscere in noi stessi e ringraziare per poter poggiare il piede e andare oltre. Cosa ne pensi? C'è un intero capitolo dedicato all'antagonista nel libro La scuola di idee di Elio Danna che vorrei leggere. L'antagonista. Il nemico è un propellente speciale. Più alto è il nostro grado di responsabilità, più spietato l'attacco dell'antagonista. L'antagonista ci misura, ci rivela, ci realizza. Più alto il nostro grado di libertà, più sottile la sua azione. Non temere l'antagonista. Dietro la sua apparente spietatezza si nasconde il tuo più grande alleato. Il tuo più fedele servitore. L'unico e solo scopo dell'antagonista è la tua vittoria. L'antagonista usa ogni artificio, ogni strategia per la meta finale, la tua integrità. Nessuno al mondo può amarti più dell'antagonista. Tu sei la sola ed unica ragione del suo esistere. Non temere l'antagonista. La tua perfezione crescerà con la sua spietatezza, la tua immortalità con la sua apparente immoralità, la tua intelligenza crescerà con il suo potere, il tuo potere con la sua intelligenza. Perché l'antagonista sei tu. Mi aspetto sempre qui su Joy ogni giorno alle ore 11:11 per le nostre pillole di benessere tratte dal libro La scuola degli dèi. Per accompagnarci durante la giornata e riflettere.